L'esordio della nostra nazionale con la Francia, battuta 6-2 all'Arena di Milano. Era il 15 maggio 1910, ma bisogna aspettare gli anni 20 per vederla in semifinale. Alle Olimpiadi di Stoccolma, a guidarla non è un allenatore, ma un gruppo di tecnici. Si affaccia quindi sul palcoscenico del calcio Vittorio Pozzo, il CT che ha vinto più di tutti, due mondiali nel 34 e 38 e un'Olimpiade nel 36. Un mito che dura 20 anni. L'Italia di Combi, Rosetta, Piola, Schiavo, Meazza, Foni e Ferrari. Quest'ultimi quattro senza fortuna alleneranno a turno la nazionale negli anni 50. Gli anni 60 sono caratterizzati da due grandi personaggi, due signori, Mondino Fabbri e Uccio Valcareggi. Il primo legato indissolubilmente alla Corea, il secondo al Mondiale di Città del Messico. Una formidabile nazionale, piegata in finale dal Brasile più forte di tutti i tempi, dopo il memorabile 4-3 con la Germania. Uccio viene sostituito nel 75 da Fuffo Bernardini. Il maestro di calcio e di vita getta le basi della nazionale di Enzo Beazot, che conquisterà in Spagna nell'82 il terzo titolo mondiale. 3-1 con la Germania e l'urlo di Tardelli. Nell'ordine si avvicendano sulla panchina Vicini, Sacchi, Maldini e Zoff. Nel 2000 inizia l'era Trappattoni, il quale incontrerà un'altra Corea sul suo cammino. La nazionale, dopo gli europei del 2004, viene affidata a Marcello Lippi, che si carica gli azzurri sulle spalle e conquista l'inaspettato quarto titolo. I suoi meriti, oltre che tecnici, sono caratteriali. È riuscito a difendere la nazionale dalle polemiche, con l'aiuto di un altro fuoriclasse, dentro e fuori dal campo. Un ringraziamento, oltre che a Lippi e ai 23 cavalieri, va anche a lui. Grazie, Gigi Riva.